Api Dolomiti, la cooperativa di apicoltori senza scopo di lucro attiva sul territorio bellunese dal 1975, si è evoluta nel tempo fino ad arrivare in questo 2020 a oltre 700 soci iscritti. Un bel traguardo, anche perché si sono avvicinati tantissimi giovani e anche tantissime ragazze, quindi anche tantissime donne. Una realtà che riesce ad attrarre apicoltori anche da fuori regione. La prevalenza quasi totale è della provincia di Belluno, ma la cosa interessante è che il sistema della mieleria, quindi la mutualità in apicoltura, interessa così tanto e il passaparola fa sì che ci siano richieste di associarsi alla nostra realtà anche dal Trentino, dall'Alto Adige, dal Friuli e dalle altre province del Veneto, come l'alta provincia di Treviso e di Vicenza. Facciamo molte attività di formazione, oltre alla formazione base, dove appunto ogni anno formiamo un centinaio di persone e anche quest'anno in videoconferenza. Però la formazione in apicoltura è continua, perché le avversità del clima o della situazione delle api costringe tutti gli apicoltori ad essere continuamente formati ed a confrontarsi fra loro. Nel tempo l'associazione e la cooperativa hanno investito a favore degli apicoltori bellunesi per portare alto il marchio della produzione, ma soprattutto per valorizzare la qualità, anche attraverso l'investimento che è stato fatto nella DOP Miele delle Dolomiti Bellunesi, che è il massimo riconoscimento che l'Unione Europea può riconoscere a un prodotto agricolo. Significa certificare la zona di provenienza e anche la zona di confezionamento, che equivale all'intera provincia di Belluno. Quali sono adesso le prossime attività? Avete già dei progetti futuri? Comunque il vostro calendario di iniziative, ecco, come è strutturato? Beh, sicuramente garantire l'aggregazione e la mutualità tra i soci. Il fatto che gli apicoltori bellunesi si possono pregiare nel tempo è che hanno sempre creduto nella mutualità. Fare le cose assieme permette di raggiungere obiettivi più lontani. Il fatto, per esempio, di avere da sempre utilizzato un'etichetta unica fa sì che questo prodotto possa raggiungere mercati più lontani e quindi anche più ricchi. Lavorare insieme premia, ci vuole molto impegno e ci vuole anche un investimento, ed è per questo che Api Dolomiti investe tutto quello che può a beneficio degli apicoltori della provincia di Belluno in particolare. Ma come sta andando la produzione di miele in provincia quest'anno? È decisamente migliorata. L'inverno mite ha permesso uno sviluppo anticipato delle nostre famiglie di api, che sono andate a bottinare sui fiori dei ciliegi, dei meli e degli aceri e del tarassaco, producendo dei millefiori molto interessanti, con varie sfumature a seconda delle zone di provenienza. La provincia di Belluno è comunque una provincia fortunata per l'apicoltura, in quanto non si fanno grandi produzioni, ma si fa qualità e diversità, grazie alla sua morfologia e alla ricchezza dei boschi e anche il basso impatto ambientale delle industrie e delle strade e ad autostrade. Se pensate che saliamo dal Piave e dal Cordevole, quindi siamo a quote relativamente basse dove si può fare un primo raccolto, e poi sulle sponde destra e sinistra Piave abbiamo dai castagni ai tigli per un raccolto estivo, e poi salendo in montagna ci sono le melate, ci sono i mille fiori di montagna, arriviamo fino a 2000 metri di quota con un prezioso e raro rododendro. Ognuno di questi mieli ha caratteristiche sia di colori, di profumi, di cristallizzazione completamente diverse. L'associazione è molto attiva anche dal punto di vista della formazione, attività che necessariamente ha risentito del lockdown causato dal coronavirus. Ci siamo riorganizzati con delle videoconferenze, mentre per l'attività di apicoltura sul campo gli apicoltori e le api chiaramente non hanno avuto alcuna sosta, si sono continuamente mossi per lavorare. E questo è stato anche un periodo un po' particolare, perché api forti per la produzione, ma anche per esempio tante sciamature. E quindi gli apicoltori hanno raccolto gli sciami quando la regina con le sue api abbandona l'alveare e si va a posare su un albero vicino.